1177, tanti sono i celiaci in provincia di Arezzo, un numero destinato ad aumentare e sfiorare le 3.000 persone, tanto che anche i gestori dei locali pubblici si stanno pian piano adeguando. Per ampliare ulteriormente il numero degli esercizi in grado di assicurare ai celiaci la possibilità di consumare in tutta tranquillità pasti fuori dalle mura domestiche, il Dipartimento della Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Aretina ha elaborato un progetto per la formazione degli operatori del settore alimentare. Classicamente si raffigura come un iceberg la celiachia, di cui la parte emersa è una piccola parte, tutto il resto è sotto le acque, poi proprio perché deve essere ancora diagnosticata. È una malattia che, se ci si pensa, però si può diagnosticare agevolmente e in termini anche semplici, con due esami del sangue, un autoanticorpo che si chiama antitransglutaminasi e le immunoglobuline. Una volta che questo esame, questo autoanticorpo, è aumentato, per verificare l'esistenza della malattia si fa un semplice prelievo bioptico per via endoscopica del duodeno e quindi a quel punto la diagnosi è confezionata e il paziente comincerà ad eseguire per tutta la vita, dicevo, questo è importante che l'aderenza a questa dieta, una dieta senza glutine, che poi non è così, diciamo, cattiva da effettuare, perché ora ci sono ormai dei prodotti molto raffinati che possono tranquillamente sopperire alla normale dieta e quindi è ben accettata dai pazienti. Per informazioni sull'accesso ai corsi, i costi e le modalità è possibile visionare le pagine web aziendali del centro didattico formativo oppure chiamare lo 0575 25 41 76.